L'ho messo sotto il braccio. Mezz'ora dopo scende dal tram con lo stesso giornale sotto lo stesso braccio. Ma non è più lo stesso giornale. No. Adesso è un mucchietto di fogli stampati che il signore abbandona sulla panchina della piazza. Appena è rimasto solo sulla panchina, il mucchietto di fogli stampati si converte di nuovo in un giornale. Finché un ragazzo lo vede, lo legge e lo lascia convertito in un mucchietto di fogli stampati. Appena è rimasto solo sulla panchina, il mucchietto di fogli stampati si converte di nuovo in un giornale. Finché una vecchina lo trova, lo legge e lo lascia convertito in un mucchietto di fogli stampati. Poi se lo porta a casa e per strada lo usa per avvolgervi un chilo di patatine. Cosa alla quale servono i giornali dopo le suddette eccitanti metamorfosi. Un signore prende il tram dopo aver comprato il giornale ed esserselo messo sotto il braccio. Mezz'ora dopo scende dal tram con lo stesso giornale sotto lo stesso braccio. Ma non è più lo stesso giornale, adesso è un mucchietto di fogli stampati che il signore abbandona sulla panchina della piazza. Appena è rimasto solo sulla panchina, il mucchietto di fogli stampati si converte di nuovo in un giornale. Finché un ragazzo lo vede, lo legge e lo lascia convertito in un mucchietto di fogli stampati. Appena è rimasto solo sulla panchina, il mucchietto di fogli stampati si converte di nuovo in un giornale. Finché una vecchina lo trova, lo legge e lo lascia convertito in un mucchietto di fogli stampati. Poi se lo porta a casa e per strada lo usa per avvolgervi un chilo di patatine. Cosa alla quale servono i giornali dopo le suddette eccitanti metamorfosi. Un signore prende il tram dopo aver comprato il giornale sotto il braccio. Metamorfosi. Comunque è Clara Terra, no? Scusami, come ti ho chiamato? Claudia. Tanto Fabrizio Gifuni è stato fermato. Esatto. Perdonami, no.